In natura, più ancora delle formiche, la specie più maniacale nell'organizzazione è proprio la sposa, un mammifero che dal giorno in cui decide di sposarsi fino al taglio della torta nuziale deve supervisionare personalmente ogni singolo dettaglio della cerimonia. Ciao, sono contesina. Il mio lui si chiama Maurizio e il nostro sarà un matrimonio scintillante, sfarzoso, glamour fai da te. Ciao, sono Martina. Il mio lui si chiama Andrea e il nostro sarà un matrimonio casalingo. Ciao, sono Angela, il mio lui si chiama Alfredo e il nostro sarà un matrimonio rustico. Ciao, sono Antonietta, il mio lui si chiama Giuliano e il nostro sarà un matrimonio romantico principesco. Iniziamo dal matrimonio di Contesina, il cui tema è originalissimo e non si era mai sentito prima, il glamour. Dai, Contesina, sei fatta attendere, eh? Si può arrivare un'ora e venti di ritardo. Oh, wow! Il secondo abito mi è piaciuto, rispecchia un po' lei e la sua sfarzosità. Grazie, volevo sapere, questo giro come siamo andati? Ho bisogno di parlare con lo chef. Anche io. Dai, sì, prendiamolo. Che è successo? Il maialino era buono. Però? Cotto al punto giusto, però era un pochino asciutto. Oh, Gesù. Okay. Poi, ma te chi ti sposi? Sono troppi tre abiti. Beyoncé nel suo concerto di Atlanta si è cambiata meno volte di Contesina. Il matrimonio di Contesina totalizza 63. Per il momento si posiziona al primo posto nella classifica provvisoria. Ma riuscirà a rimanere tale? Ora è il momento di Martina e il suo matrimonio casalingo. Una scelta coraggiosa. Chi si porterebbe in casa le nostre spose? Che piccola questa chiesa! Com'è piccolina! La chiesa piccolissima, nel mezzo del nulla, così, un po' spoglia. La... Benvenuti nella villa dei sogni. Ci credo. Io mi sa che stasera sto a dieta forzata. Mi fa piacere la torta? No. Nella mia vita dico sempre, non mi va di ingrassare con qualcosa che non mi piace abbastanza. Brava. La scena è questa, tutti a ballare sul prato con queste belle lucine in testa, occhiali da sole, praticamente delirio totale. Mi domando perché non sono stato invitato a questo matrimonio. E la chicchetta della serata è il DJ, che praticamente dall'alto dirige tutto in bretelle e tacquaspillo. Ho detto tutto. Il matrimonio di Martina totalizza 50 ed è ora in seconda posizione. Ma mancano ancora i 10 punti del mio bonus della Gherardesca. Adesso è il turno di Angela, il cui matrimonio sarà l'insegna del ballo e del divertimento. Vediamo quanto si divertiranno le altre spose. Che bella signora! La sua figlia o la nuora? Mia figlia. Ci assomiglia. Ah. Non ci aspettavamo una madre così scintillante, più scintillante della sposa. Era il suo giorno. Lo è, però scintilla troppo. Io gli avrei dato un pugno in faccia. Io adesso vedo che l'abito dietro è larghissimo. Ma si vede che è dimagrita un pochino in questo periodo. Ma allora stringi l'abito. La porta, la vedo io storta. O è storta? No, è stortissima la torta, però sembra buona. Il matrimonio di Angela totalizza 54. Supera Martina e si piazza sul secondo gradino del podio nella classifica provvisoria. Sera. La sposa. La sposa. Ciao, ciao. Giuliano, un piacere conoscervi. Contesina, piacere. Giuliano. No, le unghie nere. Se le poteva risparmiare almeno per non oscurare la manicure della sposa. Niente, l'abito è inguardabile, col velo era meglio. Ma è lo stile tuo, è identico al tuo, come hai fatto tu non con la cintura. Non è identico, guarda la qualità. Wow. Il menù l'ho trovato molto raffinato anche in quello, perché è stato tutto un menù a base di pesce. C'è stato un risotto, c'è stato un primo. Buoni, peccato che però erano crudi. Eccoli qua. Belli, molto fini. Il matrimonio di Antonietta totalizza 61. Scavalca quello di Angela e agguanta la seconda posizione. Ma mancano ancora 10 punti del mio bonus della Gherardesca. Sulla limousine di 4 matrimoni sta viaggiando il marito della vincitrice di questa puntata.
Bravissima!